squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, le vedete dalle riprese della nostra regia esterna, c'è tutta la formazione della Cavese, tra un po' lo vedremo con le immagini, che va sotto la curva destinata ai tifosi di casa, dove c'è uno striscione che ricorda un giocatore che qui, nonostante abbia giocato per un paio di stagioni soltanto, però ha fatto la storia di questa squadra. Si tratta di Cattello Mari, giovane che è deceduto 4 anni fa e oggi ricorre appunto il 4° anniversario di questa scomparsa. Morì Cattello Mari in un incidente stradale mentre rientrava a casa, proprio nella domenica in cui la Cavese ottenne la matematica certezza della promozione dalla seconda, da quella che era una volta la C2 alla serie C1. Il primo pallone lo gioca la Cavese, lo fa con la battuta del centrocampo, il pallone lanciato lungo da parte di Spinelli con Insigne, che prova ad andare a giocare questa palla che termina in fallo laterale. Chiaretti viene a prendere palla sulla linea mediana, termina a terra probabilmente subendo anche fallo da parte di Bacchiocchi, l'arbitro lascia proseguire. Allora Turienzo prova l'iniziativa personale, un buco che si apre con Insigne che va a concludere. Bacchiocchi che adesso cerca un compagno libero, vede il movimento di Turienzo, c'è Pitelli di tacco, Schetter invece di testa, ancora per Turienzo che prova ad accentrarsi, Turienzo che trova la conclusione, trova anche il rimpallo che consente alla Cavese di rimanere in zona d'attacco. Mesavilla dalla distanza, la battuta di questa volta di Radi, la rimessa con le mani da parte di Pierotti, viene a prendere palla Anaclerio, il sombrero ai danni di Dorsi, ancora Anaclerio che poi apre per Usmanzi che in posizione regolare si porta avanti il pallone con il petto, ma sceglie bene il tempo dell'uscita Russo. Paolucci intanto sul punto di battuta a cercare Pierotti, il tocco per Rizzi che può accentrarsi, la conclusione è alta anche in questo caso. Il colpo di tacco di Usmanzi diventa un buon assist per Anaclerio che manda a vuoto Nocerino. Anaclerio che mette al centro Chiaretti dalla posizione defilata, c'era sul secondo palo Rizzi che chiedeva palla, Chiaretti invece ha scelto la soluzione sul primo palo e questa è una buona manovra con Anaclerio. Insigne che apre per Favasuli che va sul fondo, la conclusione sul secondo palo, arriva pericolosamente Schetter per la Cavese. E allora Radi, che è un po' il giocatore incaricato dei calci da fermo per la Cavese, gran mucchio in area di rigore su queste palle inattive, parte Radi che questa volta sceglie la traiettoria sul primo palo, Spadavecchia lo va a togliere quasi dal specchio della porta il pallone, pericolosissima questa azione. Intanto esce Insigne e con il numero 17 fa il suo ingresso in campo, appunto Wilson Cruz, il direttore di gara fischia in questo momento l'inizio del secondo tempo, direttore di gara che è il signor Alessandro Ruini di Reggio Emilia. Il controllo di petto per Mesavilla che va a calciare lungo verso Rizzi che viene chiuso da Dorsi. Rizzi dalla distanza, pallone sul palo esterno fra i pali, quindi una ottima intanto Cruz prova ad andare sul fondo, Cruz il suo tocco sotto con la palla alta sulla traversa, ha cercato il colpo balistico Wilson Cruz, la traiettoria si è spenta molto alta sulla traversa, aveva preso in infilata Pomante. Anaclerio che può mantenere viva l'azione d'attacco dell'Andria, il tunnel di Anaclerio, pallone all'indietro, c'è questa conclusione da parte di Chiaretti, l'occasione con il brasiliano che si è trovato un pallone delizioso. Il calcio di punizione per la formazione di casa, come sempre Favasuli fa questi due passi per togliere dalla visuale il pallone che Radi va a calciare di sinistro a giro sul secondo palo. Sono quasi tutti assembrati a centrocampo i giocatori, l'intervento di Sibilano in anticipo su Turienzo, c'è Pitelli che prova a rubare il tempo a Schetter, calcio di rigore per la Cavese, ma attenzione perché il primo assistente aveva segnalato un fallo su Ceppitelli che l'arbitro non aveva sanzionato, poi sul proseguimento dell'azione il calcio di rigore assegnato alla Cavese. Parte Turienzo, pallone da una parte, portiere dall'altra, vantaggio della Cavese all'undicesimo del secondo tempo, 1-0, resta il giallo di quella
di quello sbandieramento non ravvisato dal direttore di gara. Poi Pierotti rinviene ancora sull'avversario, perde palla sull'intervento di Favasuri, il cross al centro, non ci arriva Turienzo, ma c'è Maiorano dall'altra parte ad alimentare l'azione d'attacco della Cavese, il cross con Cruz che sbuca, pallone di ritorno per Pierotti che può andare sul fondo, il cross non ci arriva la Carra, una serie di spinte, che cosa dice l'arbitro? Calcio di rigore, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Andria, non ci sembrava, ci sono stati due giocatori dell'Andria che sono stati strattonati, Anaclerio e la Carra, non avevamo visto l'arbitro indicare il dischetto di rigore, siamo rimasti un po' ovviamente in attesa di capire quali fossero le decisioni. Allora arriva il fischio dell'arbitro, parte Usmansilla, conclusione violenta ed è il pareggio dell'Andria, 1-1 con Usmansilla che realizza l'undicesimo gol di questa stagione, tutti in campo a festeggiare il franco senegalese. Allora in area di rigore Spinelli, anzi Cruz, il diagonale sul primo palo con i piedi, Spadavecchia, pericolo ancora, 1-1 tra Cavese e Andria, Turienzo e Usmansilla.